Galfer ha lanciato il nuovo disco freno posteriore Shark in collaborazione con lo specialista Enduro GP 2023, Steve Holcomb. Questo disco vanta maggiore resistenza, prestazioni più costanti e significativa riduzione dell'accumulo di calore. Grazie a uno spessore di 5 mm, promette temperature operative inferiori del 30%, una durata delle pastiglie freno aumentata del 25-40% e una migliore sensazione della leva del freno. Sviluppato con Holcomb, campione mondiale Enduro GP 2023, il disco Shark è stato utilizzato sulla sua beta durante l'intera stagione, contribuendo a conquistare 3 titoli mondiali. Jordi Tixier e squadre come Sherco Factory Team e Team TM Boano Factory sono coinvolti nei test. Holcomb sottolinea la costanza di sensazione e potenza del freno posteriore, anche in condizioni impegnative. Lo spessore maggiorato a 5 mm riduce la necessità di spingere la leva, facilitando il posizionamento ideale per il pilota. La riduzione dell'accumulo di calore elimina i fastidiosi suoni di frenata spesso presenti nelle prove di enduro. Il disco Shark è stato presentato all'EICMA 2023 e sarà presto disponibile per modelli di motocross ed enduro di marchi come KTM, Husqvarna, GasGas, Beta e Sherco, con misure di 240 mm e 220 mm. La Galfer ha dedicato sforzi significativi nella ricerca e sviluppo del disco, evidenziando il suo impegno per migliorare la performance e la resistenza dei componenti frenanti. Se avete dei dubbi o delle domande, scrivete nei commenti in basso e vi risponderemo al più presto. Aiutateci a crescere mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale. Grazie e ci vediamo al prossimo video.